Buongiornissimo di Sole d'Azzurro, care amiche e cari amici di Benvenuti in TV. Siamo reduci dall'ultimo fine settimana prima dell'attesissimo Natale e c'è chi già ha trovato sotto l'albero un meritatissimo dono e chissà quanti altri la aspetteranno da qui in avanti. Intanto scopriamolo insieme al nostro inviatissimo elfo super speciale, sarà felicissimo di questo appellativo, Giovanni Filosa. Piacere dell'appellativo, intanto buongiorno a te e a tutti. Fa piacere, solo che io non ti vedo. Può capitare, può capitare. Ti assicuro che sono in ottima forma. Un altro tipo di discorso. Comunque, l'ospite di questo giorno è un ospite che è stato con noi già un paio di mesi fa, diciamo nel periodo dell'inaugurazione di questo nuovo tranche di trasmissioni, dopo ti spiego la tranche, ed è Lucia Chiatti. Salve Lucia, ben trovata. Te abbiamo aperto, ricordo perfettamente, la prima giornata di Benvenuti in TV edizione settembre 2021, quindi mi ricordo perfettamente di Lucia. E abbiamo portato probabilmente bene Lucia, perché è andato avanti, poi si è riaperto il teatro, le attività hanno ripreso e quindi lei, come direttore artistico, direttrice artistica, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, ha avuto le sue soddisfazioni. Adesso ne ha avuto un'altra nei giorni scorsi e è stata eletta alla unanimità direttore generale del consorzio Marche Spettacolo, e questa è un incarico sicuramente gravoso, perché farà lavorare in tanti ambiti, ma forse questo è uno stimolo, lavorare in ambiti ancora diversi al di fuori della fondazione. Buongiorno di nuovo, grazie di questa opportunità. Beh, sicuramente potrà essere un incarico gravoso, ma non vorrei guardarlo da questo punto di vista. È una sfida e quindi sarà sicuramente impegnativa, ma mi incuriosisce molto, proprio perché potrò toccare con mano e vedere più da vicino le istanze, conoscere anche le realtà del marchigiane, non necessariamente musicali, quindi conoscere soggetti che lavorano nel campo dello spettacolo dal vivo, perché il consorzio Marche Spettacolo riunisce i soggetti dello spettacolo dal vivo, ma anche di altri settori, penso alla prosa, penso alla danza, penso a tante attività anche multidisciplinari, a tanti soggetti che svolgono attività multidisciplinari, quindi sicuramente è uno stimolo, sicuramente è una sfida, quindi bisognerà rimboccarsi le maniche per affrontare questo nuovo... Anche studiare lavoro, magari, prendere determinati rapporti. Ecco, e qual è il target, diciamo lo scopo finale del consorzio? Che cosa serve? Perché esiste? Beh sì, il consorzio è diciamo proprio dal punto di vista anche giuridico, è un contratto di comunione di scopo. Qual è lo scopo del consorzio in questo caso? È quello di massimizzare le funzionalità dei singoli soggetti, perché gli scopi, gli obiettivi che i singoli soggetti potrebbero porsi singolarmente, in forma aggregata sicuramente possono essere raggiunti con più forza, con più energia, con un risultato sicuramente maggiore, o potrebbero essere raggiunti degli obiettivi che singolarmente i soggetti non possono mirare, quindi è un'opportunità interessante. Un po' più nello specifico direi che diciamo, si mira a aumentare la funzionalità dei soggetti e sviluppare in generale il mondo dello spettacolo dal vivo inteso in senso regionale, sia attraverso uno sviluppo di alcune economicità, di alcune economie di scala, quindi una razionalizzazione dei costi, ma anche una innovazione nella organizzazione e gestione dei soggetti. E qui poi si apre un campo molto interessante, perché davvero il potenziale è alto, ma va affrontato, va stimolato in diversi settori, perché da un lato c'è sicuramente la formazione che il consorzio mette a servizio
di cui abbiamo fruito, perché la Fondazione Pergolesi Spontini poi è un soggetto promotore del Consorzio Marche Spettacolo, e quindi abbiamo avuto modo proprio di approfondire tematiche che diversamente non avremmo potuto toccare. E questo anche attraverso una progettazione europea a cui il consorzio mette a disposizione dei partner, e ad esempio si aprono proprio degli sportelli di formazione o di aggiornamento, penso al terzo settore a cui abbiamo partecipato, penso allo sportello sulla progettazione europea, che ci ha aperto a una, per esempio, un approfondimento e valorizzazione della gestione degli eventi dello spettacolo in luoghi non convenzionali, che per noi, ad esempio per Iesi, è stata una sfida molto interessante alla luce anche degli ultimi sviluppi, e mi riferisco all'acquisto dell'ex cascamificio, quindi alla gestione anche di spazi nuovi da parte della Fondazione. Oppure, ecco, la parte più prettamente di coordinamento tra i soggetti, di scambio, di comunicazione integrata, la formazione anche attraverso delle attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con delle università. E quindi i settori, in verità, ce ne sono, e ce ne sono molti, perché il punto credo che sia proprio quello di innovare l'offerta. E questo è possibile ripensandosi, e si può cambiare prospettiva e visione solo ampliando un po' lo sguardo, formandosi e provandosi a testare anche in settori che non sono quelli convenzionali. Quindi provando anche, lanciandosi anche in nuove avventure, in nuovi progetti, oppure anche aprendosi al mondo privato, al mondo dell'impresa. Anche questa è una bella sfida. Sicuramente poi il consorzio, raccogliendo e facendosi la portavoce di diversi soggetti, è anche una cerniera, una cornice con la Regione Marche. Cioè, da un lato è un braccio destro della Regione Marche nella realizzazione di quelle che sono le strategie di politica culturale che la Regione intende mettere in atto. Però dall'altro lato il consorzio può farsi da portavoce di alcune istanze che magari i soggetti più piccoli, o quelli che non sono ad esempio sovvenzionati dal Ministero, che non hanno delle tutele, possono portare avanti. E questo soprattutto in un contesto come quello attuale, che è ancora abbastanza difficile, precario e incerto, credo che sia particolarmente prezioso per difendere e sostenere proprio il comparto dello spettacolo dal vivo. Come avete visto, state vedendo, qui c'è stato spettacolo ieri, è finito, si stanno rimettendo a posto. I posti in cui vi conduco sono sempre comunque particolari, fanno parte non soltanto della città di Iesi, ma del patrimonio, questo teatro soprattutto, dei teatri italiani, europei, eccetera. Il 23 c'è già recita un'altra, c'è qualcosa, parliamo velocemente prima di salutarci. Sì, abbiamo un concerto il 23, ma poi avremo successivamente l'apertura del nuovo anno con altre attività, perché poi il teatro non ospita soltanto il Festival della Società Lirica, che comincerà la prosa dall'inizio di gennaio. E quindi poi infatti abbiamo l'attività alla prosa e alla sinfonica, all'attività amatoriale. E ci saranno tante cose, è un'occasione anche di parlarne. Io però voglio fare una domanda particolare, soprattutto personale, a Lucia Chiatti, che non so se se l'aspetta o meno. Ma Lucia Chiatti sa, e voi forse non lo sapete, ma drizzate bene le orecchie anche gli addetti stampa, eccetera, eccetera. Lucia Chiatti recita davvero, perché canta, perché ha fatto il conservatorio, eccetera. Lei fa l'operetta ed è, sta per salpare una nuova operetta. Ne vuoi parlare? Dai, adesso abbiamo anche degli elementi in cui è interprete principale, quindi è veramente, veramente interessante. Dai, parliamone un momentino. Parli di questi elementi? Questo elemento scenico. Come è? Lucia Chiatti con un elemento scenico più importante. Vuoi parlare? Ma allora, dovremmo mettere in scena il Cavallino Bianco. È una produzione molto frizzante, molto simpatica. Io sono lo stessa del Cavallino Bianco, quindi attenzione a come ci rapportiamo
e a come mi trattate, sì, e a come... Non ci anticipi niente, neanche una piccolissima aria, piccola, minima. Ogni volta ne trova una, eh? E ci prova sempre Giovanni, tanto bisogna che ormai, ecco, lo sappiamo com'è. Al Cavallino Bianco mi viene in mente soltanto l'aria più famosa, che è appunto quella al Cavallino Bianco. Dai, sì, il corale, sì. Non viene svolta. Non avevamo preparato niente. Specificamente. Provala. Al Cavallino è l'hotel più bel fra i monti azzurri e di ciel. È il dolce asilo che invita a farci godere la vita. Proseguo, però il resto ve lo racconto se venite voi. Hai capito che personaggi porto qua? Cioè, sono veramente una donna bella a tutto tondo artisticamente, non solo. Senti, hai qualcosa da chiedere prima di salutarci? Perché so che sì, tempo è tiranno. Volevo sapere se alla prima, appunto, il Cavallino Bianco porterà il suo talismano ufficiale, che ormai sei diventato tu, ovvero Giovanni Filosa. Ah, io mi auguro che... Io ci onori della sua presenza. Se dovesse accadere, l'invito è formale, non posso non essere. Eh beh, certo, voglio dire. Ormai ci accompagna. Complimenti. Complimenti davvero di cuore, Lucia. Grazie, grazie. Per tutto ha bisogno, ne ha bisogno in questo senso, perché il lavoro ce n'è tanto da fare. Il lavoro ce n'è tanto, ma la sua tenacia, la sua passione che trasuda da come parla, appunto, del lavoro che fa e che inizierà a fare ancor più da qui in avanti, fanno capire che lo fa davvero, sarà un grande successo, ne siamo sicuri, siamo veramente sicuri di questo. Grazie, grazie tanto. Alla prossima volta che la potremo invitare, speriamo che abbia... anche delle altre novità, ma ne parleremo quando sarà il momento. Siamo certi e fiduciosi, ci vedremo sicuramente presto. Grazie a Lucia Chiatti e un abbraccio grande a Giovanni Filosa, che vedremo presto, sono sicura, per farci gli auguri di Natale, magari, chissà. Io mercoledì mattina sono lì da voi. Operativo, perfetto. Operativo, mercoledì alle 10:30. Grazie mille, tanti auguri, grazie. Lucia, un ciao, abbraccio grande. Auguri. Ciao, ciao. Auguri, chiudiamo il collegamento con Iesi e noi continuiamo ad ascoltare la musica di Benvenuti in TV, perché passiamo alla conoscenza di un'altra artista attesissima, però non vi facciamo scoprire altro se non che attraverso la sua bellissima canzone, e quindi andiamo ad ascoltarla subito insieme. Troverò la casa in festa, tornerò, tornerò, camminerò per strade vuote, cercherò un po' di vita e pane, tornerò. Riporteremo il sole in questa pioggia che fa, ci troveremo a rifare l'amore, chissà. Tornerò, tornerò, terra mia, tornerò, correrò, correrò, a casa mia. Tornerò, tornerò.
libertà, ci troveremo a rifare l'amore, chissà. Tornerò, tornerò, terra mia, tornerò, correrò, correrò a casa mia, scalando montagne in salita, sognando dov'è la mia vita, tornerò, 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 terra mia, tornerò, correrò, correrò a casa mia, abbracci e sorrisi sinceri, oggi com'è stato ieri, tornerò, tornerò, tornerò a casa mia. Una voce inconfondibile ed una bellezza unica, lei è la regina della musica da ballo, indiscusso oserei dire, ed anche la front woman dei Casanova. Diamo subito il benvenuto in TV a Rossella Ferrari, ben trovata Rossella! Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. È davvero un piacere per noi averti, che so che tra l'altro diciamo hai trascorso un fine settimana fitto di impegni, i tuoi impegni artistici e non solo sono tantissimi, e ti ringraziamo per essere stata oggi proprio di lunedì con noi. Guarda, ieri abbiamo avuto una giornata intensa perché abbiamo avuto un pranzo con tutti i vari fan club d'Italia. Eh beh. E quindi è stata una giornata lunga e però bellissima, piena di soddisfazioni, quindi ripaga tutto, insomma, anche la soddisfazione ripaga la stanchezza e tutto il resto, insomma. Anche perché poi le tue origini sono venete, ma in realtà il vostro gruppo, la vostra orchestra spettacolo è amatissima nel centro Italia. Grazie. Posso dirlo io? No, diciamo che sono tantissimi anni che andiamo tra Umbria, Marche, insomma conosciamo parecchie persone, abbiamo fatto tantissime amicizie, abbiamo anche il fan club Umbria, Marche, quindi insomma diciamo che sono circa 18 anni che giriamo in quelle zone, quindi insomma abbiamo imparato ad apprezzare sia la gente, che è veramente accogliente, incredibile, e anche, devo dire, anche il cibo di quelle zone. Già, immagino, apprezzato. Beh, noi che se ne dica, come ospitalità, come mangiare, ce n'è di pochi qua nelle Marche, anche nell'Umbria, possiamo dirlo. Dirlo veramente, veramente. Cara Rossella, tutti conoscono la tua grande professionalità sul palco, però noi siamo curiosi, vogliamo conoscerti anche al di fuori del palco. Raccontaci un pochino come ti sei avvicinata alla musica, poi la creazione, come ti sei avvicinata appunto alla creazione dei Casanova, insieme a Rossella Ferrari e i Casanova. Diciamo che io ho una famiglia un po' di canterini, ecco. E quindi la passione mi è stata trasmessa dalla mamma e dal papà. E la mamma lavorava fin da piccolina, fin da quando io ero piccolina, lavorava in un ristorante di un locale da ballo, diciamo così, no? Mm-hmm. E quindi mio papà mi portava a ballare da piccolissima, mentre mia mamma lavorava, e tra ballo e tra canto, insomma c'era l'orchestrina di turno che faceva il fine settimana, all'epoca faceva il venerdì, sabato e la domenica, e quindi avevamo modo di entrare come in famiglia ormai, di conoscere bene questi musicisti, e quindi quando mi vedevano ormai mi buttavano sul palco, io cantavo, ecco. Già 4-5 anni, e poi crescendo avevo lo zio che mi portava a cantare in una corale polifonica, poi la corale della chiesa tradizionale, insomma tante cose, così sono cresciuta in mezzo alla musica, in mezzo al canto, ecco, finché non ho iniziato all'età di circa 18-19 anni col primo gruppetto, il primo gruppo col quale ho fatto la gavetta, 7 anni, e insomma ho imparato tantissimo, mi ha un po' cresciuta musicalmente,
e poi un altro gruppetto per un anno circa, mentre dopo nel 96 sono entrata nell'orchestra dei Rodigini, che conoscerai bene, certo, dove ho iniziato a fare proprio la professione e sono rimasta per 8 anni. Insomma. Dopo 8 anni abbiamo avuto così la voglia, io e altri miei colleghi, di reinventarci, di fare qualcosa di nuovo, e così nel 2004 sono nati i Casanova, Rossella Ferrari e i Casanova. È già una bellissima dote artistica la tua voce, appunto, non poteva restare dietro l'angolo, doveva assolutamente salire sul palco, non c'era verso, insomma. Ti devo dire la verità, non ho mai cercato, non ho mai spinto per fare questo, tutto è venuto così. È venuto spontaneamente, perché sì. Non poteva essere diversamente in qualche modo, no? La vita a volte ci porta, ci mette davanti quelle occasioni, perché sa che è quello che in cuor nostro desideriamo più di ogni altra cosa, in qualche modo. E poi grandi successi inediti, quali appunto questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato poco fa, Tornerò a casa mia, e arrangiamenti di grandi successi, cover e quant'altro, e musica che spazia dal latinoamericano agli anni 60, 70, 80 e non solo. Ma qual è il tipo di musica che, soprattutto dopo il blackout, tra virgolette, che c'è stato, è stata richiesta di più? Chi va sulla pista, che si butta sulla pista, che cosa richiede di più a Rossella Ferrari e Casanova? Ma in realtà non sono molto esigenti i nostri ballerini, diciamo così. C'è stato l'avvento della cumbia, quindi quella è sempre la predominante, diciamo così, no? In una serata. Però cerchiamo, insomma, di accontentare a 360 gradi un po' tutta la clientela, tutti i nostri amici. Dipende dalle zone dove andiamo, dai locali dove andiamo, quindi cerchiamo di fare un po' di tutto alla fine. Ecco, seguite anche l'onda, tra virgolette, emotiva ed emozionale del pubblico che è presente nelle sale, giustamente. Certo. E non avete difficoltà, perché con la versatilità artistica che hai tu sicuramente non hai difficoltà, e con la presenza scenica che trasuda anche da un bellissimo video che ogni volta che lo vedo rimango incantata, sono sincera. È il canto del mar, con queste immagini meravigliose, la tua voce è veramente un insieme spettacolare. Grazie, questo brano ha qualche anno, però devo dire che ancora la gente lo richiede e è un riempipista incredibile, perché quando la propongo vedi proprio la gente che si alza dalle poltrone. Ecco. E allora facciamola alzare anche adesso, qui è Benvenuti in TV, e rivediamo subito questo bellissimo video, Il canto del mar. Grazie. Le onde del mare si infrangono forte su.
che nascerà. Lento si allontana ogni tormento, questa notte vuota d'amore, chissà dove ti porterà. Eccolo qua, il canto del mar, davvero suggestivo e incantevole, un carisma, una bravura, quella di Rossella Ferrari, indiscussa e indiscutibile ovviamente. E arrivano tanti messaggi per te Rossella, di affetto, perché il pubblico qua nelle Marche ti aspetta davvero trepidante, e tra poco daremo anche qualche indicazione per come poter assistere al tuo bellissimo spettacolo di Rossella Ferrari e Casanova. Leggiamo qualche messaggio, un saluto alla grandissima Ross da Agnese e Laila, e poi ancora abbracci da Leonardo e Iris, ci scrive poi Walter dicendo: bellissima e bravissima, sei la regina della musica. Insomma, grazie, troppo buoni tutti quanti, grazie, grazie. Che effetto ti fa ascoltare tutto questo affetto, che poi immagino che si ritrovi anche sotto al palco puntualmente quando fate le vostre serate? Certo, diciamo che non ci si abitua mai, perché gli amici ce lo dimostrano in ogni modo, anche ieri che c'è stato questo pranzo dove c'erano tantissime persone arrivate da Brescia, anche dall'Umbria, per dire, ecco. No? Fanno tantissima strada per venirci a trovare, vedere, per stare in compagnia, perché poi sai, si formano anche le compagnie, quindi il nostro mestiere, diciamo così, mestiere tra virgolette, è bello anche perché appunto fa incontrare tanta gente, addirittura fa sposare tantissime persone, perché è successo anche a me, vedi, i bambini dai, che crescono, i ragazzi che insomma è bello tutto questo, è bellissimo, e l'affetto che ti danno le persone. Ci è mancato molto durante questo periodo un po', diciamo un periodo storico, ecco, ci è mancato molto l'affetto della nostra gente. Perché il clima che si respira dove si balla il liscio, la vostra musica, è un clima sano, fatto di empatia, fatto di affetto sincero. E questo lo vediamo ogni volta che ospitiamo qualche grande rappresentante della musica del liscio. Si percepisce proprio questo clima piacevole ed è bello in qualche modo farne parte. Certo, la gente viene per passare qualche ora senza pensieri, in amicizia e con la musica, che fa sempre bene al cuore e all'anima. E un altro video che stiamo per ascoltare, che è tanto richiesto e poi tanto visualizzato, abbiamo visto anche su YouTube, ha il titolo di Alle 7, giusto? Sì, Alle 7 è un brano che ho scelto semplicemente perché era un brano, quando ho sentito il provino, l'ho sentito come un brano semplice, orecchiabile, melodico, di quelli che entrano subito
nella mente, nel cuore della gente. E quindi niente, ho voluto così sceglierlo, molto ballabile, devo dire, come sempre, perché deve essere anche molto ballabile. Certo. E quindi lo dedico a tutta la nostra gente. E allora vediamolo subito insieme e ascoltiamolo insieme alle 7. Ritorno da te con tutto il mio cuore, l'amore che c'è. Se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te porterò quel bacio d'amore che in serbo terrò. A farti felice ci proverò. Mi troverai così con quello sguardo da bambina che ogni giorno t'ama più di prima. Dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Il cuore perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò con tutto l'amore più grande che ho. A farti felice ci proverò. Ti troverò così con quello sguardo da bambino che ogni giorno voglio a me vicino. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Rossella, davvero un video eccezionale e poi diciamoci davvero ballabile come avevi accennato tu. Grazie. Io volevo salutare il nostro regista che cura tutti i nostri videoclip, che è Davide Legni, che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni, quindi gli faccio gli auguri. Ecco. Legni.
E li facciamo anche noi, assolutamente, qui da Benvenuti in TV, e ci arrivano altri messaggi nei tuoi confronti di persone che non vedono l'ora di poterti vedere dal vivo. Arrivano gli auguri di Natale anche, ad esempio, da Mariuccia, che ti manda un abbraccio grande. E a proposito di auguri di Natale, la possibilità di poterti vedere ed ascoltare. E c'è una bella novità qua nelle Marche, e a tal proposito ci colleghiamo col padrone di casa di quello che sarà il locale che ti ospiterà, Maurizio Casarola, che è in collegamento telefonico con noi. Diamo il benvenuto in TV a Maurizio. Buongiorno a tutte le belle donne, e soprattutto quando la classe non è acqua. Ciao Maurizio, buongiorno. Caro Maurizio, buongiorno. Noi sappiamo che le tue porte, le tue braccia soprattutto sono aperte per questo giovedì 23 per attendere la bellissima e bravissima Rossella Ferrari e chiaramente tutti Casanova, perché non li dimentichiamo, che ne sono tanti. Assolutamente no, e so anche che fanno parecchio successo con il gentil sesso, questa è una cosa importante. Oltre ad essere bravi, sono anche ben visibili e belli da vedere, sia come musicisti che come personaggi. Grazie, troppo allora, buono. Ricordiamo una cosa, ricordiamo giovedì alle 21.30 al Menaluna Center Dance di Castel Filardo, Rossella Ferrari e Casanova. Ascolterete musica di ogni genere cantata dalla divina, tra virgolette, Rossella Ferrari. Senza virgolette, Maurizio, senza virgolette. Senza virgolette, senza virgolette. Allora, da noi, il marchigiano, la signora Ferrari si chiama La Roscia. Ah! Ha questi capelli belli, belli. Maurizio, ci sei? Sì, sì. Non ti sentivo più, ecco, un attimo. Sai, io sto in collegamento telefonico, sto guardando voi, quindi è ritardato. Sono anch'io ritardato in qualche momento. O su via, anche perché so che anche tu sei reduce da un bel fine settimana impegnativo, tra l'altro. Sì, sì, di questi periodi poi. Comunque, l'appuntamento lo ricordiamo ancora una volta, giovedì 21, dalle 21.30, con giovedì 23, Rossella Ferrari e Casanova, al Melaluna di Castel Filardo. Bisogna prenotare, questa è una cosa importante, 328 23 18 862, prenotate, perché è importantissimo per la tracciabilità in questo momento particolare. Quindi noi siamo a disposizione, si fa uno spettacolo grandioso come di solito fanno i Casanova con Rossella Ferrari, e quando è sul palco è ancora più, come posso dire, è qualcosa di, lei ha una delicatezza e bellezza che in altre donne forse non si riscontrano, e questa è una cosa importantissima, è una voce eccezionale. Cosa vogliamo aggiungere, Rossella? Non ho parole veramente. Grazie Maurizio, sei troppo gentile davvero, grazie, troppo, troppo, troppo. Però conoscendolo poi Maurizio, non è che dice le cose scontate, perché veramente le sente. Da donne possiamo dire, sì, vabbè, ok, fa il piacione. No, perché è proprio così che lo crede fermamente. No, si sente che è sincero, quindi doppiamente grazie Maurizio, grazie. Allora, ricordiamolo, cara Rossella, ci vediamo con te e Casanova giovedì 23 al Melaluna Center Dance, dove si faranno gli scambi di auguri per un Natale che speriamo sia davvero pieno di gioia, di entusiasmo e di voglia di vivere ritrovata, perché no? Diciamo che speriamo sia un Natale di rinascita, mettiamolo così, dai. Sì, incrociamo le dita, un abbraccio grande Rossella, dobbiamo chiudere e salutarti con un tuo bellissimo video, ubriaca di te, perché ci ubriacheremo di te sicuramente il 23, ok, al Melaluna, Center Dance. Grazie a te, grazie a tutti quanti, gli amici che ci hanno seguito, grazie. Ciao, grazie, ascoltiamo questa bellissima canzone. Sarà quest'aria leggera, sarà la luna di sera, il mare, le onde, gli scogli, mi abbracci e pian piano mi spogli. Il vino è il tuo complice amico, ti voglio ma non te lo dico, mi stringe il tuo cuore bandito, e intanto
quanto è caduto il vestito. Sono qui, ubriaca di te. Tra le tue braccia mi sento protetta, mi sento perfetta così. Sono qui, ubriaca di te. Fammi quello che vuoi. Sarà questo vento d'estate, saranno le nostre risate e i falò sulla spiaggia di notte. Ripenso alle mie prime cotte e l'alba cancella la luna. Di stelle ce n'è solo una, il mare è una tavola blu ed io ti sento di più. Sono qui, ubriaca di te. Tra le tue braccia mi sento protetta, mi sento perfetta così. Sono qui, ubriaca di te. Fammi quello che vuoi, fammi quello che sai. Cara Rossella, sono anche i nostri amici che ci seguono da casa, Stefano e famiglia, che ti mandano un abbraccio grandissimo e non vedono l'ora di vederti proprio giovedì 23 alla Center Dance Melaluna di Castelfidardo. E sempre al Center Dance Melaluna di Castelfidardo si balla anche il giorno di Natale, eh già, e poi alla grande, e di che tinta oserei dire, e si balla addirittura non con uno, non con due, ma ben con tre artisti: Sara Feliciani, Luca Bacchetti e Francesco Dubini. Ma anche il 26 si balla, eh già, sempre al Center Dance Melaluna di Castelfidardo si balla con dei nostri cari amici Daniela e Andrea dell'orchestra Andrea Bonifazi, veramente un grande spettacolo di artisti, un amplein di artisti al Center Dance Melaluna di Castelfidardo. Ma con noi è ancora in collegamento Maurizio Casarola, che ha un'anticipazione per il 31, quindi San Silvestro. Sì, io innanzitutto volevo ringraziarti per la tua ospitalità, che è sempre così gentile e tra l'altro molto brava. Grazie, è una cosa troppo buona. Che devo dirti, ma non te l'ho detto per farti dei complimenti, sei veramente molto brava. Grazie. E bella, che non guardi in televisione. Gentile. Allora, volevo ricordare che oltre al pacco di Natale che abbiamo fatto, ma il pacco è bello, quello del 25 con Luca Bacchetti, Sara Feliciani e Francesco Dubini, tre artisti di tre gruppi musicali che si sono messi insieme per noi per il 25, per la serata di Natale. Poi il 26, l'hai ricordato tu, abbiamo Andrea Bonifazi e il suo trio per il nostro Liscio Non Stop, e il 31, la magica notte del 31, Valentina e Andrea Fiorentini con i Talisman. Quindi un appuntamento da non perdere. Vi ricordo ancora una volta il numero telefonico per... Chiedo scusa, la regia ha sbagliato un attimo la locandina, che questa non è attinente a quello di cui stiamo parlando adesso. E ricordiamo appunto, stiamo parlando del 31 dicembre, San Silvestro al Center Dance Melaluna di Castelfidardo. Sì. Ci ricordi chi ci aspetta? Ci aspetta semplicemente il 31 Valentina e Andrea Fiorentini con i Talisman per una notte indimenticabile. Il numero per le prenotazioni è il 328 23 18 862.
vi ringrazio ancora una volta, buone feste, un bacione anche a te e a tutti gli amici di TVRS. Un abbraccio grande Maurizio, davvero di cuore, buon lavoro e buon divertimento al Center Dance Melaluna di Castelfidardo. Noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito dopo. Pubblicità. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili. Prima di tutto, la farina. Ciao Babbo Natale, sono Elisa. Oggi abbiamo deciso di venire con tutta la mia famiglia allo spazio Conad di Ancona. È l'ipermercato più grande delle Marche. Abbiamo trovato dolci, regali, tanti addobbi. Lola si è preparata per le feste e per finire aperitivo e cena nel ristorante Sapori e Sorrisi. La magia del Natale c'è, ora manchi solo tu. Spazio Conad, centro commerciale Conero, via Scataglini Ancona. E per chi stesse già pensando appunto al San Silvestro, a festeggiare il Capodanno, questo nuovo anno 2022, c'è anche un'altra proposta che arriva direttamente dall'Arenas di Fossato di Vico, dove vi aspetta una serata spettacolo con la bravissima e bellissima Elena Cammarone, davvero imperdibile appunto per dar inizio ad un 2022 scoppiettante. Ricordiamo appunto l'Arenas Dancing di Fossato di Vico. Cari amici e cari amiche di Benvenuti TV, oggi abbiamo sforato la stragrande, speriamo che il direttore di Palinsesto insomma non si arrabbi e zitti zitti, andiamo in sigla, ci vediamo domani, ciao!